è il bomber della salvezza, l'autore del gol decisivo che consentì alla Lazio del meno 9 di battere il Vicenza e sfuggire a una Serie C che sembrava ormai scritta. Predestinato a rimanere nel cuore dei tifosi biancocelesti, Giuliano Fiorini esordì con la Lazio il 21 agosto 85 con il successo sul Catania e chiuse la sua esperienza biancoceleste il 5 luglio 87 con la vittoria sul Campobasso. Atleta giramondo di un calcio che non c'è più, ha giocato in 11 squadre, lasciando il segno in particolare con le maglie di Genoa, Lazio, Bologna e San Benedettese. Ragazzone modenese, classe 58, sempre pronto alla battuta, Giuliano Fiorini ha saputo ritagliarsi un posto particolare nel cuore dei suoi tifosi. Avrebbe voluto fare l'ala destra per scorrazzare sulle fasce e gustarsi il calcio a modo suo, ma un brutto incidente al malleolo lo costrinse a diventare combattente da area di rigore. Compagni di squadra e tifosi lo amavano per la sua grinta, la correttezza e quella maglia che a fine partita era sempre sudata. Ci sono giocatori che si esaltano solo quando, di fronte a missioni impossibili, riescono a sovvertire quello che sembrava già scritto. Piccole grandi imprese che chiariscono lo spessore dell'uomo. Giuliano Fiorini con la maglia della Lazio mise a segno 14 reti tra campionato e Coppa Italia in due stagioni. Una bella storia la sua, che come altre belle storie della Lazio ha un finale amaro. Il 5 agosto 2005 si è spento, con la sua solita signorilità e dignità, in una clinica privata di Bologna. Da tempo stava male, ma quasi nessuno lo sapeva. Ora vive nel tempo della Lazio e rimarrà scolpito per sempre nel cuore dei tifosi. Come quel gol al Vicenza, quel suo urlo liberatorio, la sua corsa ad abbracciare la curva, il suo pianto irrefrenabile. Un momento di gioia indelebile.